amici di Estremo Shop, in questo video vi presento una coppia di casse circolare, ecco, vedete la forma stessa circolare, da 250 watt potenza massima, 100 watt potenza nominale. Le casse, come potete vedere, ecco, possono essere montate all'interno magari, ecco, delle porte delle auto, ecco, stessa la forma vi lascia immaginare che vengono messe all'interno dell'auto, sono altoparlanti da auto, ecco qui vedete, avete anche l'attacco, i due attacchi per poterli, ecco, collegare all'autoradio. Dicevamo, hanno una potenza effettiva di 250 watt, se vengono collegati ad un autoradio con un amplificatore 50 watt per 4 MOSFET, la potenza che riesce a sfruttare sono i 100 watt, mentre invece per andare a sfruttare proprio la potenza massima abbiamo bisogno di collegarle ad un amplificatore. Vedete che qui stesso sulla scritta c'è scritto 4 voice coassiali da 16 cm, in pratica, ecco, il diametro della cassa, ecco, presa in questo modo, il diametro è 16 cm, quindi, ecco, se avete dei fori all'interno della macchina, dei fori all'interno delle porte dell'auto da 16 cm, quindi queste casse vanno bene. Questa parte in pratica che sto toccando, dove ci sono, ecco, gli attacchi per le viti, è ferro, mentre invece porta una guarnizione, la vedete questa qui tutta quanta arrotolata. All'interno porta questa membrana in blu, effettivamente molto molto resistente, e vediamo che il movimento della cassa è questo, in pratica quello che fa quando va a suonare. Allora, vi dico un attimo i dati tecnici degli altoparlanti. Allora, abbiamo un sistema di riproduzione, ecco, che è coassiale a due vie. Abbiamo i woofer che hanno un diametro di 15,8 cm, ecco, 16 cm magari, ecco, per 2 mm effettivamente, però se prendiamo centroforo misurano 15,8 cm. Abbiamo all'interno sempre ci sono dei midrange con diametro di 4 cm, eccolo qui. Questo qui è il midrange che fa parte della cassa, altrimenti la cassa non ha possibilità di mandare gli alti. Come dicevo, ha una potenza massima di 250 watt e una potenza nominale di 100 watt. Ha un peso lordo dei due diffusori, compreso l'imballaggio, che è di circa 2,5 kg. I diffusori emanano un suono effettivamente pulito, riescono comunque a dare a farvi sentire la musica in un modo molto molto più potente rispetto a quelli che sono i tradizionali diffusori, e anche a merito di questi magneti che vengono dati, eccoli qui, sono effettivamente pesanti, pesano quasi 200 grammi ognuno e sono veramente molto molto consistenti. Diciamo che questo è tutto questo è tutta la forza della cassa quando viene riprodotta la musica. Qui abbiamo due attacchi, vediamo all'interno della confezione che cosa ci viene dato. Escono queste due cuffie, una per ogni cassa, ecco qui, viene montata in questo modo. Una volta che è stata fissata all'interno del pannello dell'auto, viene montata questa protezione sopra, proprio che vi dà l'effetto di una cassa molto carina anche da guardare effettivamente. Guardate quanto è sfiziosa vederla, ecco, vederla così montata, ecco. Fate sempre, ecco, tenete presente che qui c'è il pannello tutto intorno. E all'interno sempre della confezione vi vengono dati i cavetti di collegamento, uno per ogni cassa, già con gli attacchi vicino. La lunghezza dei cavetti è di circa 1,5 m, eccolo qui, vedete, se sono gli attacchi vicino, in pratica per andarli a collegare vicino alle rispettive morsettiere. E abbiamo anche i perni per il fissaggio, vengono dati 8 perni, uno per ogni 8 viti, uno per ogni forellino, che in pratica vedete qui sulla parte metallo che vi ho fatto vedere prima, e in questo modo vengono fissati al pannello che abbiamo all'interno della porta dell'auto. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per avermi prestato ascolto e vi do appuntamento alla prossima.